5 anni a fa. Ed è un progetto che va oltre anche una parte di cattiva comunicazione che soprattutto dalla giunta di governo è uscita. In questa campagna elettorale ci misureremo con forza, con intelligenza, ma soprattutto con contenuti e radicamento sul territorio, che ha detto bene Fabio, ci sono molti amici qua, ma tanti altri sono già sul territorio e ci sono stati e continuano a portare alta la bandiera della rappresentanza dei problemi della territorialità. Questo progetto si sposa esattamente con i concetti che abbiamo portato avanti in questi anni, e superando non il finto bipolarismo che Berlusconi ha insieme agli anti-berlusconiani hanno dato come senso della politica in Italia, ma oltre questo, con la vera crisi identitaria dei partiti che si rifacevano alle vecchie filosofie del Novecento e che oggi nulla hanno da dire a tutti noi, mettiamo al centro della nostra azione politica, della nostra azione amministrativa, i valori veri che ci sono rimasti. Noi di Movimento Popolare Siciliano, noi autonomisti convinti, partiamo dal territorio. Per quanto ci riguarda, le istanze del nostro territorio, le istanze dei nostri concittadini, i veri problemi della nostra terra vengono avanti l'ipotesi vecchia di destra e sinistra. Vedete, io riassumo tutto in un episodio che sembra banale ma è fondamentale per dare il senso della cattiva politica che ha amministrato la nostra regione partendo da Roma. La bocciatura in Commissione Senato e poi in Senato della valenza nazionale dell'aeroporto di Comiso la dice lunga sulla mortificazione oggettiva, questo è successo 2 mesi fa, è successo a lui, mortificazione oggettiva che le istanze siciliane subiscono sui modelli di sviluppo romani, quindi di partiti che di destra e sinistra fanno idee confuse, e la dice lunga sul fatto che all'interno dei partiti di appartenenza o delle classi di appartenenza i nostri deputati eletti a Roma illo tempore, parlo di PD, PDL eccetera eccetera, non riescono a imporre le valenze e la forza del territorio. Bocciare con 270 voti contrari e 22 voti favorevoli la valenza nazionale dell'aeroporto di Comiso ha significato, piccolo esempio ma significativo, ha significato mortificare istanze ed esigenze e produttività e prospettive della nostra area. Bene, su questo noi spendiamo il nostro progetto politico alla regione, in continuazione di un'azione forse silenziosa ma durissima che abbiamo portato avanti nei rispetti dell'ambiente, nei rispetti dei conti pubblici, nei rispetti di una nuova formula di sanità. Su questo, insieme a Fabio, insieme agli amici, portiamo avanti questo progetto politico che inizia esattamente con le regionali e con questa lista delle regionali, ma che non può che passare dalle prossime politiche e fare i conti bene, tirando una linea chiara con le prossime amministrative. Quindi è un progetto che si dà questo tempo per tirare il conto, spero nell'appoggio di tutti voi e vi ringrazio. Ciao. Salutando anche la presenza del dirigente regionale dell'ASI, la nostra associazione sportiva Avvocata Automotica, e Francesco Cassone, che è stato presidente del l'ultimo presidente di cui si ricorda qualcosa del consiglio di quartiere di Ortigia, che è poi un piccolo municipio importante, Romano mi guarda male, meno importante di Cassibile, che è una città, però. Sono tutti importanti. Allora andiamo a